Salve a tutte e tutti, come vedete è pomeriggio, la mattina ho fatto kinesiologia, adesso invece ho fatto la spesa, esco dal supermercato. Un sacco di gente, saranno le 5 o le 6 del pomeriggio. Adesso devo cercare la macchina. Se faccio questo video per farvi vedere che ripenso sempre, così come ho fatto il video prima, per farvi capire che ripenso sempre. Il mio pubblico, il mio caro pubblico che mi segue sempre, bisogna fare delle comunicazioni apposta per fare capire quanto si apprezza l'audienza che ti seguono. E quindi io vi faccio compartecipi della mia vita, così come vi piace a voi che mi seguite sempre, delle mie andanze, nelle mie gesta. E quindi benvenuti alla vita di Sant'Eggian. Adesso devo trovare la macchina, chissà quale sarà di queste vetture e chissà quanti di voi hanno un'idea di questo, però sono arrivato e non ve la voglio fare vedere, almeno per il momento. L'avete sempre vista da dentro la mia macchina. Quanti di voi non hanno visto la mia macchina da dentro, guardino tutti i miei video, così potranno vedere di quale macchina sto parlando. Io intanto vi saluto, che sono già arrivato, e quindi al più presto caricherò dei video, ma questo era un mio saluto, visto che mi trovavo disponibile a registrare col cellulare. Io oggi ho visto nel supermercato, nell'ipermercato, che c'è il cellulare dei miei sogni, un Samsung Galaxy Note 4. Mi raccomando, votate i miei video, così YouTube me lo farà comprare. Ciao. Eccomi, sono entrato in macchina. Per gli amanti dei dettagli, che si perdono nei dettagli e si perdono per i dettagli, questa mattina mi ho filmato con il mio Nokia Asha 302. Adesso mi sto filmando con il cellulare che gli ho regalato a mia madre. Adesso mi sto filmando, mi sono anch'io perso nei dettagli. Adesso mi sto filmando con il cellulare che gli ho regalato a mia madre, il Nokia Asha 302, che ha 3,2 megapixel di camera. Questa mattina, nel centro kinesiologico, durante la terapia, mi sono filmato con il cellulare che mi ha regalato mia madre, il Samsung Galaxy Young 5360, questa mattina. Invece adesso mi sto filmando con il Nokia Asha 302. Il Samsung Galaxy Young 5360 che ho usato questa mattina, il mio cellulare, ha 2 megapixel di camera, filma a 320x240. Questo, quello che gli ho regalato a mia madre, il Nokia Asha 302, filma a 3,2 megapixel e 640x480. Non abbiamo trovato quasi nulla. Un ipermercato così grande. Ogni tanto ci sono delle scosse. Devono essere le macchine che passano. Ma... un sacco di cose c'è di tutto, ma non c'è mai nulla che uno cerca, che uno vuole trovare. Non è la stessa qualità e tutto il resto. Beh, niente, devo trovare degli argomenti, perché sempre è difficile trovare degli argomenti, però sono creativo e vorrei fare un reality, Sant'Eggian reality, e quindi
E questo è un reality. È un reality della mia vita e potrebbe essere realmente Italina Day, la vita di un italiano, anzi, Sant'Enchanina Day, perché vi ho fatto vedere oggi che stavo in terapia, adesso vi faccio vedere che esco da fare la spesa. E poi vi faccio vedere quando passeggio per la città. Vi faccio vedere quando leggo. Se voi guardate il mio account Sant'Enchan di Instagram, guarderete anche quando parlo della mia biblioteca e quando sto nel mio giardino, cioè quando parlo, quando sto nella mia biblioteca. Beh, però ci sono molti video nel mio canale Sant'Enchan di YouTube dove sto in giardino, sto nella mia biblioteca e mangio. Mi riservo di filmarmi, anzi meglio, di non filmarmi in alcune circostanze esistenziali, perché sono arrivato anche a filmarmi facendo un tutorial di come tagliarsi le unghie o farsi la barba. Però ci sono dei dettagli, che non filmerò mai. Anche che se ho filmato il dopo, cioè come disinfettare il sanitario. Però il prima non lo registrerò mai. Ecco. Allora, poi mi raccomando, aiutatemi, fate clic nei banner pubblicitari perché il vostro Sant'Enchan è disoccupato. Infatti, guardate un po' in che condizioni versa la mia camicia. Come potrete vedere, vediamo se riesco a fare zoom. Vedete il collo della mia camicia? Non era così questa camicia. Collo alla Mao. Voi vi starete chiedendo: è una camicia cinese? È una camicia alla moda? No. Se voi guardate bene, vedete un po' com'è. Questa camicia nel bordo qua aveva il collo con una punta molto larga e si è deteriorata. Allora mia madre l'ha tagliato e l'ha cucito in modo che la potessi continuare ad usare, perché si è lacerato il collo. Ecco perché c'è questa camicia così tipo Mao. Questa camicia c'ha più di 15 anni, forse ce n'ha 20 o 30, che l'ho messa poco nel passato. Guardate il collo che ha. E poi non è la sola cosa deteriorata di questa camicia, che non è una camicia coi baffi. Guardate i polsini come sono deteriorati, lo vedete che si stanno sfilacciando? Vedete i polsini come si stanno sfilacciando? Guardate, guardate come si stanno sfilacciando i polsini.